Roma finalmente riesce a battere la sua bestia nera, perché almeno da quando sta in Serie A, insomma, io non ricordo una vittoria in casa col Sassuolo. Finalmente ci siamo riusciti, facendo una partita diciamo interlocutoria, nel senso che nel primo tempo, comunque, a parte quello sbarione iniziale da parte della difesa del Sassuolo, su cui è stato molto bravo Salah, anche un po' impreciso, vabbè, ma a questo siamo abbastanza abituati. E devo dire che il Sassuolo mi è piaciuto, comunque il primo tempo ha giocato meglio della Roma, perché ha rubato più palloni a centrocampo, perché gli attacchi li ha fatti veramente affollate, perché oltre ai tre attaccanti c'erano anche sempre a supporto i due interni di centrocampo, e è stato fondamentale per noi dopo il vantaggio di De Frelle, il pareggio fulmineo da parte di Paredes con un grandissimo gol, tra l'altro anche con una maiuscola prestazione. Il gol gli ha dato sicuramente più coraggio, perché inizialmente era partito un po' timido, poi dopo il gol si è sbloccato, e devo dire che insieme a Kevin Strootman, assoluto migliore in campo, ha preso in mano il centrocampo con buona personalità e anche buoni spunti. E diciamo quindi il primo tempo secondo me appannaggio del Sassuolo, poi si è concluso con il vantaggio della Roma, arrivato proprio nell'ultimo minuto del recupero. Nel secondo tempo era ripartito molto bene il Sassuolo, con un paio di azioni che veramente ci hanno fatto venire i brividi. Poi che è successo? Che è entrato lui, è entrato Edin Dzeko, e ogni volta che Dzeko in campo, comunque l'ago della bilancia pende da parte della Roma, perché lui fa l'attacco della Roma, perché oltre in pochi minuti si è creato quattro occasioni più il gol. Però è proprio il modo di giocare, cioè fa salire la squadra, fa le sponde, ha un piedino caldo per fare i suggerimenti, si trova benissimo con Salah, e per cui era giusto farlo riposare, perché sicuramente adesso abbiamo delle partite anche contro l'Empoli, io continuerei a farlo riposare. Tra l'altro è stato intelligente Kevin Strootman a farsi ammonire, così scarica anche tutte queste ammonizioni, le sconta con la squalifica, e da quella successiva poi c'è anche la pausa, quindi tornerà sicuramente una squadra un po' più tonica, ma devo dire che comunque il secondo tempo mi ha lasciato ben sperare. L'unico che non mi è piaciuto, forse parlando di giocatori di calcio, è Nainggolan, secondo me è stato il peggiore in campo, parlando sempre dei giocatori di calcio, perché se poi invece vogliamo parlare di gente prestata al calcio, che probabilmente doveva fare altro, forse il podista è Bruno Perez, altra prestazione sicuramente negativa, non tanto per i movimenti che sono sempre buoni, ma per l'esecuzione ragazzi, non ci siamo, questo c'ha due piedi sinistri, è una cosa veramente improponibile in Serie A, e ti ripeto, io non, poi vabbè, chiaramente adesso aspettiamo, magari l'anno dopo, fra un anno ci farà vedere quello che vale, ma adesso se non ci fossero, io secondo me Tony Rudiger è molto meglio sulla fascia, ma molto, ma di gran lunga meglio. Comunque abbiamo vinto, siamo felici, abbiamo riscavalcato il Napoli, e quindi va benissimo così. Adesso c'è la sosta, riposiamoci, perché poi l'obiettivo chiaramente è quello, l'obiettivo è il derby del 4 aprile, ribaltare questa partita, e non voglio usare il termine remontata, perché a sto punto mi è andato letteralmente sul cazzo, però dobbiamo fare di tutto per passare contro la Lazio.